Presidente sarà Adriano Battistotti, insieme ovviamente al direttore di Nano, dottoressa Viale. Da oggi si cambia, ma vorrei anche prima di parlare di Mocilia fare un grandissimo ringraziamento a Elvira Lombardi, all'avvocatura Lombardi e al dottor Massimo Cavi, perché hanno fatto 3 anni e mezzo di un intenso lavoro, un importante lavoro della Casa del Gioco. Ho più volte chiesto anche una continuità, ma per ragioni personali e professionali hanno voluto chiudere questo percorso e sicuramente adesso partirà con questo nuovo CDA, sicuramente ci sarà una nuova avventura. Ci aspettano delle sfide importanti, quindi c'è anche tutto il discorso delle assunzioni, dei veterinari, del contratto di lavoro, seguire tutta la questione del ristorante, ma anche tantissime altre cose. Credo che ci aspettano 3 anni di bilancio della Casa del Gioco. Come ho detto, sono state fatte tante cose, ma adesso qui si facciano anche 3 anni importanti della svolta. Diciamo che c'era così, o Battistotti o Dinamo, alla fine l'ha finita Battistotti. C'è stata qualche motivazione specifica? No, ma devo dire che su questo sono stati veramente tutti molto disponibili, perché da parte di nessuno ci sono stati dei veti o delle richieste specifiche. Si è fatto più un discorso, vuol dire, di operatività come presidente di Adriano Battistotti, anche perché è una figura che arriva anche dall'amministrazione, istituzionale, mentre invece la figura di Dinamo, la figura di Ali, sono figure più operative, che arrivano più dal civico, dunque ci saranno anche, avranno anche loro un aspetto più operativo all'interno, e su questo c'è stata un'apertura massima da parte del dottor Dinamo e da parte del dottor Ali. Direttore generale è sparito, signora? No, il dottore generale, questo sarà una delle cose che ho chiesto di sbagliare. Come ho sempre detto, la figura di direttore generale era giusta comunque iniziare un percorso, di avere un bando e lasciare in libertà i CDA che si interverrà di decidere qual è la scelta migliore per la Casa del Gioco. Anche perché intanto bisogna capire quali saranno i nominativi, quali sono anche la maniera con cui loro le candidate si vogliono assumere, dunque questo si valerà nel prossimo mese.